torneo Carnevale di Gallipoli pronti via. Si è svolta la conferenza di presentazione della competizione che accoglierà le migliori squadre della categoria esordienti a livello internazionale. Da Palazzo Adorno a Lecce, sede della presentazione ufficiale del torneo, al vivo del torneo stesso che prenderà via il 27 febbraio per poi terminare con la finalissima del 4 marzo. Grande novità di questa edizione che vede ancora Attilio Caputo in prima linea, ben 24 squadre in gioco. Incremento del numero dei campi su cui si giocherà, quindi siamo passati da 6 campi a ben 13 campi, tra cui anche Brindisi quest'anno, che è capitale europea dello sport 2014. Tutte le gare saranno riprese in diretta streaming e la finalissima sarà trasmessa in differita su Rai Sport, e questa è anche un'importante novità. Oltre alle conferme di Milan, Juventus, Napoli, Inter, Los Aromos, Gallipoli e Capodileuca, c'è il gradito ritorno degli inglesi del Manchester City, l'arrivo del Bayer Leverkusen e i russi dello Strogino. Tutto dislocato su 12 campi, tra i quali spicca il Fanuzzi di Brindisi, omaggio al capoluogo insignito del titolo di città europea dello sport 2014. È una grande vetrina per i giovani, ma sono un torneo che viene fatto proprio per la loro crescita, per la loro formazione, e soprattutto che possa essere inculcata da questa età, che si parla di esordienti, la cultura della sconfitta, i valori dello sport, l'etica, il fair play, rispetto delle regole, rispetto dell'avversario. Per cui veramente devo fare il plauso agli organizzatori, in modo particolare ad Attilio Caputo. A testimonianza dell'ottimo lavoro da parte del team di Caputo c'è la scelta della Rai di trasmettere in differita la finale su Rai Sport, oltre alla conferma della presenza della troupe di Arima, società di produzione pugliese che si occuperà della trasmissione in diretta streaming di tutte le gare della competizione. A rappresentare le istituzioni locali c'erano inoltre il sindaco di Gallipoli Francesco Enrico, che ha ricordato come il torneo possa essere il volano per rilanciare anche la tradizione del carnevale della cittadina ionica. Il carnevale di Gallipoli rilanciava la manifestazione del torneo, adesso invece succede esattamente l'opposto, cioè che è il torneo che rilancia l'immagine del carnevale. Noi, per quella che è la destagionalizzazione, che è la finalità ormai credo di ogni amministrazione, siamo contentissimi perché riceveremo 24 squadre con tutto il codazzo che hanno attorno di genitori, di preparatori, eccetera. Per cui siamo come al solito pronti a riceverli. Tutti i contenitori culturali della città di Gallipoli saranno aperti proprio per dare la possibilità ai turisti di poterlo visitare. Il sindaco di Poggiardo, Colefati, e il vice sindaco di Taurisano, Claudio Scordella, i quali hanno parlato di un'occasione importante e gratificante per i rispettivi comuni che ospiteranno alcune partite. Sport può equivalere a salute, può equivalere a benessere, può equivalere a rispetto, educazione al rispetto delle regole. Hanno sottolineato l'importanza del fair play il presidente dell'associazione Panathlon Ludovico Malorgio e Sergio Mello, dirigente dell'associazione sportiva Capodileuca, il quale ha parlato del sogno che questi giovani atleti realizzeranno nel misurarsi sul campo con squadre di grande, grandissimo prestigio. Molti di questi bambini non giocheranno più a calcio, ma faranno altri mestieri, faranno i professionisti in altri settori. Per loro sarà importantissimo e bellissimo un domani poter raccontare ai loro figli di aver giocato contro la Juventus, il Milan, l'Inter. È un sogno. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 27 febbraio presso la Galleria Due Mari di Gallipoli.